24 ore dall'avvio della legislatura, l'accordo sui nomi ancora non c'è. Rinviata all'Assemblea congiunta dei parlamentari 5 Stelle, il tavolo dei leader proposto da Forza Italia non convince il movimento, che ribadisce il no a condannati e processati. Il servizio è di Claudia Mazzola. A 24 ore dalla prova dell'Aula per l'elezione dei presidenti delle due Camere, la partita, vista dalla prospettiva 5 Stelle, è più aperta che mai. Prova ne è lo slittamento dell'Assemblea congiunta di deputati e senatori grillini, prevista per le 13. È lì che Di Maio avrebbe dovuto annunciare il nome di Roberto Fico, punto di riferimento dell'ala movimentista, come candidato 5 Stelle per Montecitorio e dare la linea da tenere durante le votazioni rispetto al candidato fino a... Il schema di partenza proposto da Berlusconi, Salvini e Meloni prevedeva un esponente di centrodestra Palazzo Madama ed un grillino alla Camera. Ma tutto può cambiare, fanno sapere dal movimento sensibile. Alle parole del Dem rosato, ricominciamo da zero. Abbiamo detto chiaramente che per la seconda carica dello Stato persone condannate sotto processo non possono essere neppure ipotizzabili. A buon intenditor, poche parole. Sul fronte interno una parte della base del partito mal digerisce la prospettiva di un'intesa con Berlusconi, tanto che il movimento è intenzionato a non raccogliere l'invito dell'ex premier per un tavolo dei leader in vista del voto di domani, se sarà presente il fondatore di Forza Italia. Di Maio ribadisce il metodo no a candidati condannati o sotto processo, quindi no a Romani, simbolo per i 5 Stelle della vecchia guardia forzista, con Fico che secondo retroscena sarebbe pronto a sfilarsi se la situazione dovesse risultare indigeribile per la base del partito.